Allora, Gabriele, parlami di te e di quello che fai. Buongiorno, ciao a tutti, io sono Gabriele Gregorici e sono un illustratore. Lavoro nel campo dell'illustrazione editoriale, illustrazione per bambini da ormai 4 anni e insegno anche illustrazione alla Scuola del Fumetto di Palermo. Che ricordiamo, la Scuola del Fumetto di Palermo è a Palermo da quanti anni? È una realtà ben consolidata, tanti anni, in questo momento non ricordo, però... Che molti non lo sanno che esiste questa sede qui a Palermo, esatto. Quindi diciamolo che esiste una sede importante qui a Palermo, sì, della Scuola del Fumetto. Sì, l'ho trovata. Ti faccio alcune domande facili, semplici. Ci sono. Oggi siamo alla fine di questa kermesse. Le tue impressioni, un bilancio tuo personale e della fiera in se stessa? Allora, io mi sento di dire che il bilancio è molto molto positivo, sia come segnale di ripartenza, visto il periodo che c'è stato, è bello avere a che fare con la gente, con il pubblico. Il mio lavoro è sempre un po' chiuso e solitario, invece questa è l'occasione, diciamo, sempre per avere a che fare anche con, appunto, col pubblico, con l'utenza, quindi sono molto molto contento. La fiera ha avuto una buona partecipazione, spero che questa cosa porti a sviluppi futuri. Quindi sono molto molto contento. Quindi, secondo il tuo parere, questo è un punto di svolta per Palermo nell'ambito fieristico? Sì, potrebbe assolutamente. Quindi un futuro roseo prevedi? Sì, lo prevedo, lo spero e sono sicuro anche che sia vero. Per le persone che si approcciano a questo tipo di lavoro, cosa potresti tu dare come consiglio? Allora, il mio consiglio principale è tenere duro, nel senso che è un lavoro complesso, complicato, ma dà tante soddisfazioni. Se si riesce a fare, dà tante soddisfazioni. Quindi non deprimersi se si riceve un no, un rifiuto, perché comunque sono tutte cose che poi fanno crescere. Quindi tenete a botta. Perseverare. Esatto. L'emozione più bella in questi 4 giorni? Sì, più bella in questi 4 giorni. È il pubblico. Avere qualcosa in particolare non ti ha toccato dentro? Ah, quindi come momento in particolare? Qualcosa che tu dici, questo me lo ricorderò per anni. O per, va bene, non necessariamente per anni, dico, però te lo ricorderai per un bel po'. Ma rivedere faccio sorridenti. E questo è forse un pensiero molto... In realtà è questo. Ti faccio una domanda un po' così, che vorrei fare un po' a tutti. Nei cinema imperversano tutti questi film ispirati ai fumetti, sì, da parecchi anni, sì. È un po' sdoganato, anche se è sempre legato a una piccola nicchia di serie B, soprattutto in Italia, sì. Per ora va la maggiore i fumetti americani, i film sui fumetti americani, mm-hmm. Per ora nei cinema c'è Doctor Strange e The Multiverse of Madness, mm-hmm. Se esistesse il multiverso, Gabriele, cosa farebbe in un altro universo? Cosa farebbe Gabriele in un altro universo? Cosa farebbe Gabriele in un altro universo? Ma mi auguro la stessa cosa, ma in maniera diversa. Devo dire che auguro al me stesso dell'altro universo di fare la stessa cosa, ma in maniera diversa, sempre diversa. Quindi sempre nell'ambito del disegno. Sì. Non hai un secondo desiderio che avresti voluto vivere? Tutti me stessi sono... Quindi è un punto focale in tutti gli, sì, universi. Saresti, sì, un punto nexus che non si può cambiare. Quello che mi manca è avere il tempo di sperimentare tante cose. Questo magari punto... avere un po' più di tempo. Esatto. Gabriele, la gente come fa a trovarti? Quali sono i tuoi social? Come può, allora, per avere modo di parlare o comunicare con te? Allora, sicuramente Instagram è il canale che aggiorno molto più spesso, quindi trovate i miei lavori, le mie illustrazioni sempre aggiornate, ma anche Facebook oppure su Behance pure, mi trovate abbastanza attivo. Poi i nominativi sono sempre Gabriele.oc, esatto, o sono cose particolari? No, mi trovate sempre come Cracolici Gabriele o Gabriele Cracolici. Quindi non è molto facile da ricercare. Esatto. Gabriele, esatto, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, grazie, ti auguro tutto il bene dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista personale. Grazie mille. E in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie mille.